Oggi abbiamo fatto gli hamburger, ma non quelli classici. Questi sono ancora più buoni e sono davvero speciali. Prendiamo una melanzana grande e la sbucciamo. Taglio prima l'estremità, il gambo, e poi togliamo la buccia. Le melanzane, perfette per questa stagione. Tra l'altro ho notato, Diana, che le melanzane non le usiamo molto nelle nostre È ricette. vero, è vero. Forse dovremmo usarne un po' di più. Voi che dite? E ora la tagliamo prima a metà, poi di nuovo a metà, e ora la tagliamo a cubetti. Stiamo a fare con le melanzane oggi, Diana? Oggi facciamo una ricetta squisita, senza forno, pochissimi ingredienti, veloce, facile, il top. Ora metto le melanzane in padella. Ora prendo una cipolla, la tagliamo a metà, perché ne utilizzeremo soltanto metà, e la taglio finemente. Quindi aggiungo anche la cipolla, un po' d'olio d'oliva e ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi facciamo cuocere le nostre melanzane finché non saranno belle morbide. Aggiungo anche un bel pizzico di sale, pepe. Aggiungo anche un goccio d'acqua. E mentre cuociono le melanzane, ci teniamo a ringraziare innanzitutto tutte le persone che ci seguono, ma soprattutto le persone che ci odiano, Un cuore anche perché, per loro. esatto, perché ci fa tanto piacere che abbiate interesse nella nostra vita e questo ci fa sentire speciali. Quindi grazie comunque di essere qui a insultarci perché ci fa capire che per voi siamo importanti. Esatto, hai detto tutto benissimo. E ovviamente un bacio a tutti quelli che ci seguono e ci supportano ogni giorno. Le nostre melanzane sono pronte, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ora metto le melanzane nella ciotola. Ancora non ci hai detto cosa stai preparando con le melanzane. Eh no, tra poco lo vedrai, tra pochissimo. E ora prendo un frullatore a immersione e frullo il tutto. Va benissimo se rimangono dei pezzettini di melanzana, non preoccupatevi, non dovete proprio ottenere una purea perfettamente liscia. E poi aggiungo 100 g di pan grattato, io sto usando quello di riso che si può fare anche in casa frullando dei crackers per esempio, oppure usate un altro tipo di pan grattato che preferite. Mescoliamo bene il tutto e ora mettiamo il composto in frigo per circa 10 minuti in modo che il pan grattato assorbi un po' di liquidi, così otteniamo un composto compatto. Allora, il nostro composto è pronto, l'abbiamo tolto dal frigo e ora siamo pronti per dare la forma ai nostri burger. Burger. Esatto, quindi prendiamo una formina come questa e un pezzettino di foglio di carta da forno. Ma se non avete una formina come questa, non preoccupatevi, fateli a mano, verranno benissimo ugualmente. Quindi io appoggio la formina sulla carta da forno e all'interno vado a mettere del composto. Poi schiaccio bene con il cucchiaio. Allora, il burger è pronto, adesso dobbiamo solo rimuovere la formina, quindi wow! Wow. Bellissimo. Adesso lo metto nel cestello della friggitrice ad aria. E preparo anche gli altri nello stesso modo. Quindi con questa ricetta ne sono venuti fuori 5 praticamente. Esatto, 5 di questa dimensione, ma se li fate più piccoli ne verranno di più o più grandi di meno. Ora spennello i burger con un velo d'olio. E ora cuociamo i nostri burger nella friggitrice ad aria a 195 gradi per 10 minuti. A dopo! I nostri burger sono pronti, adesso andiamo a vederli, ma prima. Mettete un mi piace al nostro video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci perché abbiamo tante di quelle sorprese per voi quest'anno. In più ricette così ne trovate tantissime sul nostro nuovo libro Zero glutine, zero rinunce. Guarda questa. Se non Wow. avete il nostro libro, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti oppure lo trovate in tutte le librerie. E ora siamo pronti per assemblare i nostri burger. Allora, io qui ho delle fette di melanzane che ho grigliato. Le ho tagliate un po' più spesse e le ho grigliate. Poi ho dell'insalata e dei pomodori e anche della maionese. Fammi capire, queste sostituiranno praticamente il pane? Esatto, Ma bravissimo. dai! Quindi mettiamo uno strato di maionese su entrambe le melanzane. Poi mettiamo una fetta di pomodoro dell'insalata. Poi prendiamo il nostro burger, lo mettiamo sopra e chiudiamo con l'altra melanzana. Wow!
Adesso facciamo anche l'altro. No, vabbè ragazzi, guardate che meraviglia che sono venuti. Belli. E adesso? E adesso li assaggiamo. Wow, che bello! Cioè questo lo vedo tranquillamente in un ristorante. Vero? Sì. Anche io. Occhio a non mordere lo stuzzicadente. No, adesso ritorniamo. Vado. Vai. Come sono? Mamma mia! Sì? Da 1 a 10. 10 più.